La Basilica di Santa Maria Assunta fu voluta da Bendinè di Primo Sauli con il suo testamento del 1481, quale grandiosa chiesa gentilizia della propria famiglia, rappresentazione tangibile del suo fasto e della sua potenza economica. Sorge in posizione panoramica sul colle di Carignano, allora dominante sulla città medievale, zona circondata da avvallamenti naturali e terreni coltivati ad orto e a frutteti, dove la famiglia già aveva dei possedimenti. Bendinelli era stato sepolto nella cappella di famiglia. Recentemente la lapide in ardesia con la sua effigie è stata utilizzata quale pagliotto dell'altare liturgico della cappella feriale, sul lato destro della navata principale. Fu invece Cristoforo, tesoriere del patrimonio dello Stato Pontificio, ucciso nel 1571, il primo membro della famiglia ad essere sepolto in basilica. Il suo monumento funebre, opera di sobria tradizione rinascimentale del ticinese Giovanni Maria da Pambio, venne sistemato nella terza cappella della navata sinistra. A richiamare il dolore per la fine violenta del familiare, gli eredi commissionarono a Luca Cambiaso la grande tela della pietà. I Sauli, originari di Lucca ma a Genova già dal 300, appartenevano alla nuova aristocrazia genovese e annoveravano figure di grande prestigio in ambito economico, politico, culturale ed ecclesiastico. È il grande altare maggiore in marmo e bronzo, realizzato dal toscano Massimiliano Soldani Benzi alla fine del Seicento, a rappresentare scenograficamente la gloria dei Sauli. Mentre al culto del santo di famiglia, quell'Alessandro Barnabita, superiore generale dell'ordine e vescovo, è dedicata la cappella sinistra dell'altare maggiore. Lo si vede in abito vescovile al centro della tela di Domenico Fiasella, in riferimento ad un suo intervento salvifico in occasione di una pestilenza o di un'invasione saracena. Settant'anni dovettero passare dalla morte di Bendinelli alla posa della prima pietra. L'incarico del progetto venne affidato, su probabile designazione dei genovesi Girolamo e Bartolomeo Sauli, tesorieri apostolici di Perugia, all'architetto perugino Galeazzo Alessi. E un altro mezzo secolo dovette passare prima che il gigantesco cantiere fosse terminato, agli inizi del Seicento. La basilica presenta quattro facciate simili. Sulla principale svettano due campanili gemelli con terminazione a cupola. Monumentalità ed essenzialità sono il segno distintivo del maestoso interno, che si articola intorno alla grande cupola centrale. Classicismo romano, decoro controriformista e decorativismo barocco si accostano e si fondono nei dipinti collocati in basilica nel corso del Seicento, senza un progetto iconografico unitario. Alcuni commissionati, altri già posseduti, altri acquisiti da collezioni diverse. Spicca in questo contesto il legame tra Francesco Maria Sauli e Domenico Piola. Il Sauli si avvalse dell'artista genovese per riadattare alcune opere reperite sul mercato
e gli commissionò il San Pietro che risana lo zoppo. Il Piola aveva già lavorato in basilica alla decorazione delle portelle del monumentale organo in controfacciata. Quando nel 1708 Domenico Maria Ignazio Sauli affidò a Paolo Gerolamo Piola la realizzazione della sua pala d'altare, l'arredo iconografico degli altari laterali poteva dirsi concluso. Entro la metà del secolo altri dipinti sarebbero poi stati posti alle pareti, fino ad allora spoglie. Un altro importante sodalizio ebbe come protagonisti nella seconda metà del Seicento i Sauli e lo scultore francese Pierre Puget. Delle quattro sculture in marmo da collocare nelle nicchie dei pilastri di supporto alla cupola, secondo una grandiosa visione barocca, ne realizzò due, San Sebastiano Martire e Alessandro Sauli. Il San Giovanni Battista di Filippo Parodi e il San Bartolomeo di Claudio Davide completarono in seguito lo scenografico allestimento dell'ampio vano centrale. Sviluppato nelle prime decadi del Settecento, fu il piano progettuale riguardante le altre nicchie, ricavate dai pilastri centrali e laterali, che portò alla commissione delle statue di otto apostoli e quattro dottori della Chiesa, opere in stucco eseguite dall'intelvese Diego Francesco Carlone su modelli in cera di Francesco Maria Schiaffino. Sensibilità settecentesche e risonanze romane, ideale conclusione del Theatrum Sacrum pensato dal Puget. Il monumentale altare centrale, sormontato da un favoloso baldacchino a colonne tortili, progettato e disegnato dal Puget, non venne mai realizzato. Troviamo una sua lontana eco nel portale d'ingresso della Basilica. Qui l'Assunta, iniziata da Claudio Davide e conclusa da Bernardo Schiaffino, che il Puget aveva pensato al culmine del suo baldacchino, è portata in cielo da una nuvola di putti marmorei. Negli ultimi anni la ripresa dei cantieri ha permesso il restauro delle facciate, della cupola e dei campanili. Continua così l'impegno per la conservazione di questo eccezionale monumento storico-artistico. Per il piacere et comodo in godere la vista lontana che darà a chiunque li capiterà, scrisse Galeazzo Alessi nel memoriale del 27 agosto 1561, inviato al suo primo capo d'opera Bernardino Cantone. Dalle terrazze balaustrate disposte ad oltre 20 metri da terra, originale scenografico belvedere, la vista sulla città, nonostante tutti i successivi interventi urbanistici, è ancora oggi sorprendente.
L'Alessi si era formato nell'ambiente umanistico umbro e in seguito a Roma, influenzato dall'opera di Bramante, Baldassarre Peruzzi, Antonio da San Gallo il Giovane e dalla grande lezione di Michelangelo. A Genova interpretò in modo personale il momento di passaggio fra le esperienze rinascimentali romane e il progressivo maturare della nuova sensibilità manierista, determinando un profondo rinnovamento nell'architettura genovese e realizzando una serie di opere che ancora oggi è possibile ammirare e visitare. Il contratto con i Sauli era stato stipulato il 7 settembre 1549. Dalla posa della prima pietra per tutto il resto della sua vita, l'Alessi vigilò sulla costruzione, inviando anche da Milano e da Perugia disegni e memoriali ai committenti e ai capi d'opera, quasi tutti provenienti dalla valle di Intelvi. Nel 1572, anno di morte dell'architetto perugino, la struttura della basilica si presentava ancora incompiuta nelle coperture, nella cupola centrale e nei quattro campanili. Solo nel 1596 ebbero inizio i lavori della cupola che terminarono nel 1602. L'imponente edificio richiama il progetto a pianta centrale del Bramante per San Pietro in Vaticano, segno di una grande ambizione intellettuale e sociale dei committenti. La sua pianta centrale di impronta romana è inscritta in uno spazio quadrato lungo oltre 50 metri per lato. La basilica presenta quattro facciate simmetriche, caratterizzate da un forte sviluppo orizzontale, attenuato dall'ordine gigante delle paraste corinzie, dall'imponente zoccolo perimetrale e dagli alti timpani centrali. Solo due dei quattro campanili previsti furono costruiti e svettano oggi agli estremi del prospetto principale. La rinascimentale cupola maggiore, costituita da due gusci ogivali e alta 60 metri da terra, poggia sul tamburo, costituito da un ritmico susseguirsi di paraste corinzie e archi a tutto sesto. Nell'angusto spazio tra le due calotte corrono a spirale le scale di accesso all'elegante lanternino, posto sulla sommità, che riprende il classico motivo delle paraste alternate a finestre. Il maestoso interno è articolato intorno alla scenografica cupola centrale, sorretta da quattro colossali pilastroni, ciascuno dei quali occupa 35 metri quadrati di spazio. Le quattro cupole angolari sono raccordate alle volte a botte delle navate da arconi a tutto sesto. La mancanza di colore, annullato in un bianco assoluto, le studiate proporzioni degli spazi e degli elementi e la conseguente esaltazione dei corpi geometrici contribuiscono a conferire all'edificio una diffusa armonia di forte impronta classicista. Le scelte progettuali includevano nel complesso anche un asse stradale innovativo, realizzato solo nel 1718, costituito da un ponte a più arcate, l'attuale ponte di Carignano,
per il collegamento tra la città antica e il nuovo sito. Nella cappella di sinistra della controfacciata un'opera di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, San Francesco che riceve le stimmate. Il soggetto, caro alla religiosità seicentesca propensa al misticismo, fu più volte replicato dall'artista. Il dipinto fu eseguito nel 1649 per il cardinal Machiavelli di Ferrara e acquisito dai Sauli nel 1672. Fu in quegli anni che Domenico Piola, assiduo frequentatore e collaboratore dei Sauli, ingrandì la tela. Inserì la figura estatica del santo, fino ad allora accompagnata dal solo frate Leone addormentato sulla roccia, in un più ampio paesaggio bucolico. Aggiunse inoltre il Serafino, creatura di fuoco, da cui si irradiano le stimmate, forse per adeguare la rappresentazione alla più tradizionale iconografia francescana. Durante alcuni lavori di restauro è stata rilevata la ridipintura, anch'essa opera del Piola, del volto di San Francesco, in origine orientato verso sinistra. Il santo, bocca tornita, occhi lucidi allungati, naso appuntito, può così rivolgere lo sguardo verso il Serafino, rendendo la composizione più dinamica. La tela collocata sul primo altare della navata sinistra fu realizzata intorno al 1620 da Giulio Cesare Procaccini, una delle più originali personalità della pittura lombarda del periodo. Appartenente in origine alla collezione personale di Agostino Lomellini, fu acquistata nel 1669 da Francesco Maria Sauli. Al centro la Madonna col Bambino e cinque angeli, a sinistra San Francesco vestito con il saio. A destra San Carlo Borromeo in abiti vescovili. La componente culturale emiliana dell'artista, mutuata in particolare dal Correggio e dal Parmigianino, si manifesta nella morbidezza dei colori, nell'eleganza delle figure e nell'impostazione verticale della composizione. Nel 1571 Cristoforo Sauli venne ucciso. A memoria del tragico evento, Luca Cambiaso eseguì una grande pietà, posta in loco nel 1575. Un notturno di profonda intensità e drammaticità, proprio dell'ultima fase genovese dell'attività dell'artista. Primo piano la vicenda biblica. La Vergine Maria regge il Cristo morto poggiante sulle sue ginocchia, pianto da due pie donne da San Giovanni. Al pathos della scena si aggiungono in cadenzato equilibrio altre figure. L'uomo e la donna genuflessi rappresentano il Sauli assorto in orazione e probabilmente la moglie. Sullo sfondo il Golgota. Si intravedono nel cambiasesco chiaroscuro i ladroni ancora appesi alla croce e un movimento di soldati e di persone a richiamare la fede nella resurrezione. Nella prima sacrestia, un'altra opera del Cambiaso, La Vergine col Bambino, Sant'Anna e San Giovannino, di approccio correggesco, in cui spicca l'intensità luminosa degli incarnati. Nella terza cappella della navata sinistra trova posto la tela commissionata a Domenico Fiasella intorno al 1630.
rappresenta un intervento miracoloso del futuro beato e santo Alessandro Sauli, la liberazione di alcune cittadine della Corsica dall'invasione dei saraceni, oppure, secondo la tradizione, il salvataggio della popolazione dalla pestilenza. Sono gli anni della maturità dell'artista, in grado di fondere l'intenso e vibrante colore genovese con la struttura figurativa romana, attraverso l'uso di una pittura minuta e descrittiva. La composizione è complessa. In basso, il Sauli, vescovo della città corsa di Aleria, attorniato dal clero e dalla popolazione implorante. Sullo sfondo, la veduta di una città e di un golfo occupato da navi. In alto, la Vergine Maria con il bambino tra angeli e nuvole, mentre due angeli armati di spade di fuoco si dirigono verso la città oppressa. La tela inserita nell'altare a capo della navata destra, proveniente dalla collezione personale di Agostino Lomellini, venne acquistata dai Sauli nel 1662. Opera della maturità del toscano Francesco Vanni, che la dipinse tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, mostra nella tavolozza e nel cangiantismo cromatico l'impronta di Federico Barocci, in un'evoluzione dal manierismo al barocco. L'inconsueta iconografia, pur nella sua adesione ai temi devozionali della spiritualità post-tridentina, richiama la tradizione secondo la quale la Maddalena, insieme a Massimino, ritenuto il primo santo vescovo di Èze, avrebbe diffuso il cristianesimo in Provenza. Nel dipinto, Massimino è raffigurato mentre porge il viatico alla Maddalena penitente. Gli angeli nella parte superiore furono aggiunti da Domenico Piola. Lo stretto rapporto di collaborazione tra i Sauli e Casa Piola proseguì anche dopo la morte di Domenico. Al figlio Paolo Gerolamo fu infatti affidata la realizzazione della tela destinata alla seconda cappella della navata destra, a completamento dell'arredo iconografico di tutti gli altari laterali della Basilica. Uno spazio scenico che dilata la parete dell'altare verso un'illusiva apertura paesaggistica. Sulla destra Sant'Ignazio, dietro Santa Caterina da Siena con il Giglio. Sulla sinistra San Domenico. In alto, angeli volteggianti in gloria e una ghirlanda a sorreggere e circondare una più antica icona della Vergine con il Bambino. Siamo alla fine del Seicento. L'artista, tornato dal suo periodo romano, fonde la solenne compostezza del Maratta, presso il quale si era formato, con il decorativismo barocco genovese, tracciando figure vigorose e allo stesso tempo finemente cesellate. La tela del martirio di San Biagio fu eseguita intorno al 1680 dal pittore anconetano Carlo Maratta. Destinata alla chiesa romana di San Carlo ai Catinari, non vi fu mai collocata. I Sauli la acquistarono nel 1699 per sistemarla nella prima cappella della navata destra. Al centro, sollevato con una carrucola e circondato dagli aguzzini, è San Biagio. In alto un angelo gli porge la corona e la palma del martirio. In primo piano i paramenti vescovili del santo, il pastorale e la mitra. Sul gradino e in mano ad uno degli aguzzini due pettini in ferro da cardatore, simbolo del suo martirio. Sulla sinistra assiste alla scena il governatore. La tortura e il martirio non sono ancora iniziati, le figure sono in posa teatrale. Una fastosa e classicheggiante pala tardo barocca, grandiosa nel suo impianto ed elegante e armonica nei suoi accordi cromatici.
In Basilica Alpiola non intervenne solo su opere di altri artisti. Nel 1694, per volere di Francesco Maria Sauli, realizzò la grande tela collocata nella prima cappella di destra in controfacciata. L'episodio, tratto dagli Atti degli Apostoli, narra di come Pietro, in compagnia di Giovanni, rappresentato al suo fianco, avesse risanato uno storpio alle porte del Tempio, che funge da quinta teatrale allo svolgimento dell'evento miracoloso. Un intenso concatenarsi di gesti occupa il centro del dipinto. Pittura e oratoria si fondono. I gesti, elementi emotivi e descrittivi allo stesso tempo, diventano parte fondante della composizione. La pala appartiene all'ultima fase del percorso artistico del Piola e riporta echi del classicismo romano, in particolare nella scenografia architettonica di sfondo. Il solenne e grandioso spazio vuoto creato dalla cupola centrale avrebbe potuto essere ben diverso se fosse stato realizzato nel suo insieme l'ambizioso progetto che Francesco Maria Sauli dal 1663 affidò allo scultore francese Pierre Puget, artista moderno già allora molto noto in patria. Un imponente baldacchino, sorretto da quattro doppie colonne marmoree a torciglione, poggianti su maestosi pilastri di marmo ingentiliti da bassorilievi. E al suo culmine, sospesa tra le nuvole e sorretta da quattro volute marmoree, la gloria della Vergine assunta al cielo, investita dalla luce naturale filtrata dalla cupola. Decoro e magnificenza, evidente richiamo all'altare realizzato dal Bernini per la Basilica Vaticana di San Pietro. Quattro sue grandiose sculture in marmo dovevano occupare le nicchie ricavate nei pilastri di supporto della cupola. Il Puget ne realizzò tra il 1664 e il 1668 due. San Sebastiano Martire e Alessandro Sauli. Quasi un decennio dopo, nel 1677, Filippo Parodi terminò il San Giovanni Battista. Solo nel 1699 fu collocato il San Bartolomeo, opera di Claudio David. Il teatro sacro, seppure non nella sua veste originale, poteva dirsi terminato. Il venerando Alessandro Sauli, in vesti vescovili, è in estasi, illuminato dalla luce divina. La torsione della figura, la posizione della testa, il tenero gesto del putto, un'impostazione teatrale e quasi melodrammatica, propria della retorica della pietà in età barocca. San Sebastiano, militare romano, fu martirizzato per aver sostenuto la fede cristiana. La sua armatura è scolpita con delicatezza pittorica accanto al corpo, piegato dalla sofferenza eppure provvisto di una bellezza quasi inviolabile. Il vibrante pittoricismo delle superfici marmoree è delicatamente esaltato dal Bardiglio di Carrara. Il Puget non semplifica le forme, ma ne esalta i dettagli e il modellato. Nel suo San Giovanni Battista, Filippo Parodi si impegna nella dimensione monumentale e sceglie la visione frontale, in cui emerge con forza il corpo d'atleta del santo. Il Parodi trasferisce nella materia marmorea le duttilità della plastica. Evidente è il tentativo di coniugare la tendenza al disegno accademico nella resa della figura umana e l'attenzione naturalistica volta ai particolari,
nel quale giunge fino al virtuosismo nei dettagli di foglie, rami e velli. San Bartolomeo riprende dal San Sebastiano l'estrema fisicità, accentuandone ancora i tratti, in accordo con la rappresentazione del suo terribile martirio. La pelle scorticata lascia intravedere le fibre dei muscoli, in origine evidenziate con l'uso del minio, mentre l'angelo regge il coltello. Il David accentua anche la complessità strutturale, intrecciando il corpo curvo del santo con il panneggio e il tronco d'albero a cui è legato. Iniziate dallo stesso Claudio Davide e poi terminate dal carrarese Giovanni Baratta, sono le due sculture in marmo bianco posizionate nelle nicchie a lato del portone di entrata. San Pietro e San Paolo, coloro che nella Chiesa erano stati i due esempi più autorevoli della testimonianza di fede. Pietro, il successore di Cristo, primo pontefice della Chiesa universale, e Paolo, l'apostolo dei popoli. Nei pilastri centrali e laterali della basilica sono ricavate 16 grandi nicchie. 12 di esse ospitano le statue di 8 apostoli e 4 dottori della Chiesa, opere in stucco eseguite nel corso del quarto decennio del Settecento dall'intelvese Diego Francesco Carlone, su modelli in cera del genovese Francesco Maria Schiaffino. Un ampio apparato statuario, segno tangibile della volontà, ormai terminato il nuovo altare maggiore, di proseguire con coerenza nella teatralità degli allestimenti interni, orchestrati secondo una dimensione monumentale. L'apprezzata sensibilità settecentesca dello Schiaffino e del Carlone non disattese le intenzioni della committenza. Un'imponenza quasi eroica, una materica fisicità permea le 12 statue, ben più alte e grandi del naturale. Un afflato romano pervade l'intero apparato, nel grandioso carattere unitario, nella concatenazione dei gesti e degli sguardi. Gli apostoli, iconografie tradizionali nei simboli e negli attributi, folte barbe, volti aggraziati, capigliature quasi femminee, panneggi insistiti, gesti eloquenti. Più lineari nei movimenti e nelle pose, le statue dei dottori della Chiesa, seppur tendenti ad una maggior precisione nei dettagli e nelle decorazioni. Negli stessi anni si ultimò anche l'arredo delle due sacrestie, con la sistemazione di altre due opere di Diego Francesco Carlone. Nella prima a sinistra, guardando l'altar maggiore, il busto del beato Alessandro Sauli. Nella seconda, sulla parete di sinistra, l'altorilievo raffigurante San Giovanni Nepomuceno. Ex voto in cui a prevalere è per una volta l'aspetto decorativo e ornamentale della materia. Entro la metà del Settecento vennero sistemate, nei due bracci sopra gli accessi laterali alla basilica, quattro grandi tele,
A sinistra il Giudizio Universale di Aurelio Lomi, firmata e datata 1603, e la visione di San Domenico in Soriano, di Domenico Fiasella. A destra la Resurrezione di Cristo del Lomi e l'Annunciazione dell'Angelo alla Vergine, già attribuita al Cambiaso e attualmente ad Ottavio Semino. I simboli della Passione, le vesti di San Michele Arcangelo e dei soldati romani. Le due opere dell'Omi, coeve, manifestano ancora esiti manieristi e vasariani nella complessa composizione e nell'insistito uso di emblemi e di caratteri decorativi. Richiami formali al manierismo anche nell'Annunciazione del Semino, che presenta un'iconografia tradizionale. Il manto della Vergine, l'inginocchiatoio, il giglio, il simbolico letto a baldacchino in legno dorato. La visione del Fiasella, pittura a lume di candela, ritrae una devozione che ebbe radici profonde presso la famiglia Sauli. Nella notte del 15 settembre 1530, la Vergine Maria, insieme a Santa Maria Maddalena e a Santa Caterina d'Alessandria, apparve a Fra Lorenzo da Grotteria, nella chiesa dei Domenicani a Soriano Calabro, per mostrargli come doveva essere dipinta l'immagine di San Domenico, perché fosse esposta al culto. Forse alla metà dell'Ottocento risale invece la collocazione, sulle due porte d'ingresso alle sacrestie a lato dell'altare maggiore, di due tele entrambe attribuite al genovese Giuseppe Palmieri, l'Ultima Cena e la Fuga in Egitto. Opere di matrice classicista e di composta concezione compositiva, ormai distanti dall'esuberanza barocca, con una tavolozza cromatica calda ma pacata ed essenziale. Segni di un'attività pittorica orientata nella stretta adesione alla sua realtà di fedele interprete della religiosità cappuccina. L'altare maggiore, eretto agli inizi del Settecento in sostituzione del precedente cinquecentesco, presenta una complessa struttura in marmo bianco, brocatello e giallo di Verona. L'incarico per la sua realizzazione fu conferito a Domenico Maria Ignazio Sauli, a Massimiliano Soldani Benzi, scultore fiorentino formatosi a Roma, accanto a Ciro Ferri ed Ercole Ferrata. Funge da prezioso e raffinato ornamento il pagliotto bronzeo, in parte dorato. Agli angoli due aquile, distintive dello stemma familiare. Al centro due angeli reggenti un cartiglio dedicatorio e un'invocazione alla Vergine. Appare evidente una linea di continuità tosco-romana per la definizione di questi apparati decorativi. Sull'altare campeggia il crocifisso bronzeo realizzato nella prima metà del Seicento dal toscano Pietro Tacca, allievo e collaboratore del Gian Bologna. Ritroviamo affinità con l'opera del suo maestro nella levigata superficie del nudo, nella cura dei particolari anatomici e nell'armonia delle proporzioni. La figura del Cristo è scarna ed emaciata, le membra sono ancora contratte per il dolore. Acquistato dai Sauli nel 1662, era già collocato sul precedente altare maggiore. Tra il 1657 ed il 1659, il gesuita fiammingo Willem Hermans realizzò un grande organo a tre tastiere.
fu collocato sulla tribuna marmorea opera di Carlo Solaro, in una cassa di puro stile nordico, riccamente ornata da intagli e sculture, e racchiusa da ante dipinte da Domenico Piola e dal quadraturista bolognese Paolo Brozzi. Nel 1852-53 lo strumento venne ricostruito a due tastiere, secondo i criteri dell'epoca, da Camillo Guglielmo Bianchi, allievo e continuatore dell'attività dei Serassi, prestigiosi organari lombardi, riutilizzando un notevole numero, oltre 700, delle preesistenti canne seicentesche. Nel 1905 ci si rivolse ai fratelli Lingiardi di Pavia per adeguare l'organo ai dettami del mutato gusto musicale, con l'inserimento dei registri propri del periodo tardo romantico. Gli interventi di restauro condotti tra il 2007 e il 2011 hanno interessato l'intero complesso. Lo strumento e i raffinati elementi decorativi sono stati riportati nelle migliori condizioni di funzionamento e di visibilità.